Buona giornata e bentrovati per la prima edizione del telegiornale. La Corea del Nord potrebbe portare a compimento un test con una bomba all'idrogeno del Pacifico. E quanto ha detto il ministro degli esteri nordcoreano in risposta alle polemiche dichiarazioni rilasciate da Trump durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite? Che si è fatto vivo anche il caro leader nordcoreano, mettendo in evidenza come Trump sia un folle e che pagherà caro per le sue minacce, e ha detto che lui non è adeguato per ricoprire il ruolo di comandante in capo di un paese, e lo ha descritto come una canaglia ed un bandito desideroso di giocare con il fuoco. Un'altra scossa di terremoto è stata registrata sul Gargano dopo quella di 2 giorni fa con epicentro a mattinata. La terra ha tremato a Vico del Gargano nel pomeriggio di ieri. La scossa di magnitudo 2,8 è stata avvertita in tutto il paese e non si sono per fortuna segnalati danni a cose o persone. Favorire l'integrazione delle persone disabili nel tessuto sociale attraverso la pratica sportiva, che è uno strumento di benessere psicofisico. E questa è la finalità del Comitato Italiano Paralimpico, che da ben 11 anni organizza la Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico. Il prossimo 5 ottobre, anche Poggio, in contemporanea con altre 5 città, ospiterà la manifestazione che rappresenta il più importante evento di promozione dello sport per le persone con disabilità. Il luogo scelto per lo svolgimento dell'iniziativa sarà Piazza Cavour. In chiusura la pagina sportiva, il calcio, perché ci saranno ben 3 anticipi domani ad aprire la sesta giornata di andata del campionato di Serie A. Si parte alle 15 con la sfida dell'Olimpico tra Roma ed Udinese. I giallorossi di Eusebio Di Francesco continua, no, la corsa alla capolista Juventus e Napoli. Alle 18 proprio il Napoli di Sarri sarà impegnato nella delicata trasferta di Ferrara contro la Spal, mentre alle 20:45 tutto si concentrerà allo Stadium per il derby della Mole tra Juventus e Torino. Dunque, le due protagoniste finora del campionato vogliono allungare. Per ora è tutto per questa edizione del telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Notizie e approfondimenti nelle prossime edizioni. Buon proseguimento di giornata e a più tardi.